Ciao, ben trovato. Ti mando un altro messaggio, un altro pensierino per te. Ho trovato un brano che secondo me è molto carino, un brano un po' antico, barocco, però molto carino. È un brano che si chiama Passacaglia di Handel, ecco. È un brano che sicuramente forse conoscerai perché a volte si sente in sottofondo in qualche film, in qualche situazione particolare, ecco. Io l'ho fatto in varie, sono quattro parti, il basso è sempre uguale su tutte e quattro le parti e mi piacerebbe che lo imparassi, ecco. Sono sicuro che ce la farai perché mi fido di te e lo faccio anche per mantenere un contatto con te perché non ci vediamo più, accidenti. Qua ci hanno fatto una detenzione forzata. E speriamo più presto di vederci. Io ci tengo a vederti, a rincontrarti, perché mi manchi molto, come mi mancano tutti i ragazzi, tutte le ragazze che vengono. Ecco, la mia vita è fatta di questo. Se mancate voi, manca tutto. Quindi dai, ti ringrazio. E se provi a farcela, mi farai una grande cortesia, mi farai sentire che sei qua con me, ok? Ti ringrazio, eh? A presto, ciao. E ciao, scusa una cosa, una piccola cosa, volevo dirti, non c'è bisogno che impari tutte e quattro le parti, puoi imparare quella che ti piace di più delle quattro parti, la scegli, poi se le impari tutte e quattro, bene. Adesso ti faccio sentire il brano com'è, però vedrai che sembra complesso per quanto riguarda la mano sinistra, io l'ho un po' semplificato, ho tenuto buona la mano destra perché vedrai che è un giochino facile da fare, la mano sinistra l'ho un po' semplificata, però l'effetto è sempre bello. Ti ringrazio, buon lavoro, ciao. Allora, questa è la prima parte fatta con la mano destra. Si può fare in due modi. Prima la faccio in un modo, guardate. Poi ci si sposta di un tasto. Poi ancora di un tasto. Ecco, un altro modo che è più semplice, ma un po' più da bambocci, è questo. Si usa soltanto il mignolo con il pollice, guardate. Poi ci spostiamo di uno. Ancora di uno. Avete capito? Questo è abbastanza facile, vero? Ecco, i bassi sono semplici perché si fanno ovviamente con la mano sinistra e si ripetono in tutte e quattro le parti. Tutte e quattro le parti che abbiamo visto in realtà hanno lo stesso basso e si fa un basso ogni due note della mano destra. Adesso vedremo. Tanto vi faccio vedere il giro un attimo di com'è. La, mi, la, re, la, re, sol, re, sol. Do, sol, do, fa, do, fa, re, la, re, mi, si, mi, la, mi, la. Se adesso io faccio andare la melodia, sentite come viene combinato, come viene bello, eh? Re, sol, re, sol, do, sol, do, fa, do, fa. Re, la, re, mi, si, mi, la, mi. Proviamo a mettere insieme le due mani, ok? Quella, la prima parte faceva. Questa faceva. Ecco, guardate come sarebbe, no? Vedete? Ecco, questa è sempre la seconda parte fatta sempre con la mano
Destra, seconda parte. Visto? Che ci si sposta praticamente in questo modo. Poi. Ancora. Ecco fatto. Ecco. Ecco, proviamo a mettere insieme adesso la seconda parte. Stessa cosa, vi ricordate che faceva così? E qua il basso è sempre la Mi La. Adesso cambiamo. Cambiamo ancora. Anche questo è facile, eh? Ecco, la terza parte è sempre simile, con un'altra logica, guardate. Praticamente poi così, no? Farebbe. Anche questo è facile, vero? Mettiamo insieme adesso la terza parte. Ricordate che era quella che faceva. Il basso è sempre così, eh? Ogni due note. Cambiamo. Anche questa mi sembra abbastanza easy. Ecco, la quarta parte è fatta sempre con la mano destra, la quarta parte è l'ultima, è facile perché viene giù praticamente sempre di un tasto, sia con questo che con questo dito, praticamente farebbe una cosa così. Vedete che faccio do, do, si, si, la, la, sol, sol, quindi. Abbastanza. Ecco, nella quarta qua, Patrick, non ci sta tutta la tastiera, quindi devo per forza farvi vedere soltanto questa, però così sentite insieme come quadra, va bene?